TG2 insieme, saremo con voi fino alle 11. Ebbene, oggi parleremo di mercato immobiliare. C'è stato un crollo, lo sappiamo tutti, vediamo cartelli, vendesi, affittasi un po' dappertutto. Quindi cercheremo di capire anche un po' perché, le motivazioni, più o meno le conosciamo, ma cercheremo di approfondire con i nostri ospiti studio. Andiamo a parlare di case. Abbiamo detto case e mercato immobiliare, un mercato immobiliare che ha subito un vero e proprio crollo. Vi presento i nostri ospiti. Allora, abbiamo Angelo Peppetti dell'ufficio crediti ABI, quindi buongiorno. Associazione Bancaria Italiana. Buongiorno, ben arrivata a TG2 insieme. Ovviamente non potevano mancare le banche, se parliamo di crollo del mercato immobiliare, e cercheremo di capire meglio. Ancora buongiorno a Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP, ovvero Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno. E Antonio Longo, buongiorno, ben arrivato a TG2 insieme, presidente Movimento Difesa del Cittadino. Poi abbiamo da Bologna, collegato con noi, grazie di essere a TG2 insieme, a Luca Dondi dall'orologio, che è responsabile del settore immobiliare Nomisma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quindi questo mercato immobiliare ha subito un vero e proprio crollo. Perché? Perché i dati sono impressionanti. È così, Paolo Righi? Allora, il crollo c'è stato, ma c'è stato nel numero delle compravendite. Il crollo, quindi, per farle un esempio, dal 2006 in Italia, nel 2006 si sono vendute 850.000 circa unità immobiliari. Quest'anno i dati ci dicono che forse arriveremo a 500.000 unità immobiliari. Questo crollo però non c'è stato nei prezzi, cioè i prezzi non sono calati così tanto, c'è stata una tenuta del mercato proprio perché i proprietari, la proprietà diffusa italiana, rendono il mercato immobiliare italiano un mercato maturo. Quindi rallentano le compravendite, il numero delle compravendite, ma non crollano i prezzi. Ecco, questo è un altro aspetto importante e interessante, perché proprio questo, nel senso che si vende tantissimo perché la gente a quel punto ha bisogno di vendere anche la propria casa, quindi tanti cartelli vendesi, però poi in effetti il prezzo delle case, la quotazione delle case non è che è stato così impicchiata, no? Sbaglio, Antonio Longo? No, infatti questo è un problema, soprattutto per le centinaia di migliaia di nuove coppie, giovani che vogliono magari andare via da casa, farsi una propria abitazione. In realtà il problema è a monte, non è soltanto l'elevato costo delle case, soprattutto nelle grandi aree urbane, Roma, Bologna, Milano, certo, eccetera. Ma il problema è che negli ultimi anni, per la crisi economica, si sono assottigliati i margini di risparmio. Avere credito dalle banche è diventato più difficile, più costoso. Quindi c'è fondamentalmente una maggiore difficoltà ad acquistare, ad anticipare quel denaro, il 20, il 30% necessario per acquistare una casa, ma soprattutto di fondo c'è l'incertezza del futuro. Certo. Si è allargato l'area del precariato, i ragazzi che trovano lavoro oggi li trovano soltanto per 6 mesi, per 1 anno, per 2 anni, non di più. Si è allargata la percentuale di persone mature che perdono il lavoro, cinquantenni che vengono licenziati, vengono messi in cassa integrazione. Quindi la possibilità delle famiglie italiane di acquistare casa negli ultimi 4-5 anni si è ridotta di molto. E soprattutto si è ridotta di molto la speranza nel futuro, che è la cosa forse più grave. Parleremo anche di questo, ovviamente. Vi invito a guardare questo cartello. Terzo trimestre 2012, un dato meno 25,8%. È un dato importante, perché se ci pensiamo è più di un quarto, quindi molto forte, molto forte. Luca Dondi, Nomisma. Questo dato ci fa riflettere, perché in effetti, tra l'altro, non si intravede, anche come appunto diceva Antonio Longo, una possibilità di ripresa in tempi rapidi, sbaglio? Voi parlate addirittura nel 2015 che il mercato si possa rimuovere. Sì, la situazione è molto negativa e non si hanno al momento avvisaglie di ripresa. I fattori sono stati citati da Paolo Righi e da Longo prima di me. C'è una debolezza di domanda che non viene meno, e dal punto di vista dell'offerta c'è una rigidità dei prezzi e l'impossibilità per molte famiglie di accedere al credito. È una situazione che si è in qualche modo
stabilizzata su livelli molto bassi e che non consente di intravedere prospettive di uscita senza un riprezzamento più consistente e senza la possibilità di avere un maggiore credito, che non sarà il credito che il settore bancario ha concesso a questo settore fino al 2006-2007, ma dovrà essere necessariamente maggiore rispetto a quello che viene concesso attualmente, se no questo è un mercato che non si potrà riprendere. Ecco, io non posso non chiamare in causa Peppetti, perché appunto è qui in rappresentanza dell'ABI, delle banche. Ha sentito nota comune, filo conduttore, il credito, l'accesso al credito, questi mutui che non vengono dati alle persone, ai giovani, perché le banche si sono chiuse in qualche modo, hanno detto è un momento di incertezza, aspettiamo. Però questo atteggiamento, lei capisce, non va a favore della persona, del cittadino, anche di rimettere in moto un mercato immobiliare. È così o no? Qual è la posizione della banca? Ma guardi, ci sono due motivi sostanziali che determinano una riduzione dell'erogazione dei mutui negli ultimi anni, anzi nell'ultimo anno. Il primo è sicuramente, e dobbiamo sottolinearlo, un calo della domanda di mutuo, perché le persone sono un pochino più attente ad investire nel lungo termine per ad esempio l'acquisto dell'immobile, in considerazione del fatto che il mutuo comunque è un investimento importante che ovviamente occupa quasi metà della propria vita. Certo. In secondo luogo sono le difficoltà che stanno avendo le banche sul mercato internazionale, le banche italiane, nell'ottenere denaro, nella raccolta che è correlata all'andamento dello spread. Noi abbiamo avuto una maggiore difficoltà nel ottenere questa raccolta e pagandolo a un prezzo ovviamente superiore rispetto agli altri partner europei, francesi o tedeschi, in funzione dell'andamento dello spread. Questo perché? Perché poiché il nostro paese è considerato un paese rischioso, anche le banche che operano in questo paese sono considerate rischiose, quindi devono pagare di più rispetto alle banche di altri paesi. E questo ha determinato da un lato un incremento del costo della raccolta, dall'altro una maggiore difficoltà nell'acquisire la raccolta. Poi ci sono tutta un'altra serie di aspetti che riguardano le regolamentazioni nazionali particolarmente ecco, che pressanti. Questo lo vedremo tra poco. Benissimo. Perché insieme con voi vorrei andare a vedere questo servizio di Gabriele Flamma proprio sul mercato immobiliare, come si sta muovendo in questi ultimi periodi. Vediamo un attimo insieme. Le case rimangono sempre più a lungo in vendita, le banche concedono mutui col contagocce e le compravendite crollano del 25% tra il primo e il secondo trimestre dell'anno. Risultato: per il mattone potrebbe avvicinarsi il periodo dei saldi, prezzi mai così in ribasso dal 2010. Secondo l'Istat, tra marzo e luglio meno 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno e meno 1,7% in confronto al 2011. A incidere sul calo dei prezzi è il crescente numero di case invendute, soprattutto se non di nuova costruzione. Il prezzo delle nuove abitazioni infatti continua a salire più 2,8%, mentre quello delle case esistenti, la maggioranza, segna meno 3,6% rispetto all'anno scorso. I centri storici resistono meglio alla svalutazione, così come gli immobili di pregio, ma è il mercato del superlusso a non conoscere crisi. Secondo il britannico Financial Times, tra gli immobili più indifferenti al calo globale dei prezzi ci sono le ville del Chianti, perché gli acquirenti stranieri non mancano. Allora, c'era Antonio Longo, che è presidente Movimento Difesa del Cittadino, che scuoteva la testa. Che cosa c'è che non va? Quest'ultima osservazione è un po', se vogliamo, banale del Financial Times, che le ville del Chianti, diciamo, conservino il loro valore. È un po' come... Non c'era dubbio su questo. No, ma è come la vendita delle Ferrari o dei gioielli, che anche in tempo di crisi resistono, anzi, in molti casi aumentano, perché come sappiamo, quando c'è la crisi, chi è ricco spesso diventa più ricco e chi è povero diventa più povero. Ma a parte questo, io volevo dare una notizia importante, e cioè che oltre 50.000 famiglie che già avevano acquistato casa, negli ultimi anni sono dovuti ricorrere a una richiesta di blocco dei pagamenti delle loro rate, perché non ce la facevano a pagare. Ecco, allora, qua. Questo poi ne parliamo ovviamente con Peppetti per la banca. C'è stato un accordo importante tra l'ABI, le banche e le associazioni consumatori,
che ha permesso a 50.000 famiglie la moratoria dei mutui, cioè di sospendere i pagamenti per un anno. Questa è un'opportunità di cui molti cittadini non sanno di poter usufruire, naturalmente in presenza di una malattia, una perdita di un congiunto importante, un motivo grave. Però questo è un segnale serio di difficoltà già per chi ha comprato casa. Voglio solo fare un'ultima battuta. Si è abbattuta, scusate il gioco di parole, anche l'IMU sul problema della casa. E cioè molti proprietari di case adesso che avevano affittato si trovano in difficoltà di fronte al costo dell'IMU. Il governo su questo ha fatto un errore gravissimo. Doveva agevolare i proprietari che affittano case di cui dispongono, magari con agevolazioni fiscali, invece quella che già c'era è stata abolita e adesso i proprietari non affittano. Anche perché qui c'è tutta la polemica, a proposito, lei parlava dell'affitto, magari non so, una mamma che dà una casa al proprio figlio, comunque ci deve pagare l'IMU e non riscuote un affitto. Quindi insomma, beh, lì apriamo un altro argomento scabroso. Cioè introdurre la detraibilità dell'affitto. Ecco, la detraibilità. Non si capisce perché si possono detrarre le spese per la palestra e non si possono detrarre le spese per l'affitto. Altro cartello che ci fa invece riflettere, ragionare, e ne volevo parlare ovviamente con Paolo Righi e poi anche con Dondi, settore residenziale, abbiamo sentito nel nostro servizio, 45% del mercato rappresenta più o meno, ed è uno che è veramente in crisi perché nel 2012 meno 26,8% nelle transazioni, parliamo ovviamente, nel 2011 quasi 140.000 in meno transazioni sono state effettuate. Allora, questo dato è in qualche modo blocca l'economia del mercato immobiliare. È così? Il dato è il risultato di politiche scellerate che ha attuato questo governo in relazione alla casa, naturalmente, nell'ultimo anno, con una pressione fiscale, portando la pressione fiscale sull'immobile a più della circa il 50%, e parlo di pressione complessiva fiscale. Sì. Quindi il dato da cosa deriva? Deriva un po' dalle banche, dalla difficoltà di erogazione e un po' anche dal fatto che un giorno, ogni sera per televisione sentiamo che oltre l'IMU i politici dicono che vogliono inserire un'altra patrimoniale. Allora, sì. Il tema qual è? Che la casa, il proprietario di casa italiano, perché delle volte il problema viene affrontato anche in tema un po' ideologico. Il proprietario di casa italiano solitamente ha una o due o al massimo tre case date dal frutto del proprio lavoro, e quindi criminalizzare, colpevolizzare la proprietà diffusa non fa altro che allontanare, diciamo, quelli che sono i piccoli investitori che intendono appunto investire nel bene casa. Che a questo io vorrei aggiungere, Righi, che sappiamo, appunto, è un dato appunto dell'Istat, se non sbaglio, che i proprietari in Italia della prima casa sono quasi l'80%. Nel loro complesso sono il 79%. Il 79%, certo, esattamente. E sono piccoli proprietari, quindi le società che detengono case, diciamo, in Italia detengono solamente 4 milioni di immobili. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche sul tema dei prezzi del cartello precedente bisogna dare una parola di chiarezza. Allora, la casa non può essere assimilata a un'azione. Molte volte, troppe volte, noi diamo i valori giorno per giorno del calo della crescita delle case. Le case devono essere viste dal cittadino come sempre sono state viste, come un investimento di medio-lungo periodo. Che deve essere così, no? E deve essere così. E se ogni cittadino va a vedere cosa costava la sua casa 10 anni fa, 9 anni fa o 7 anni fa, vedrà che quantomeno l'inflazione l'ha contenuta. E quindi in questo momento di crisi, non del settore immobiliare, ma di una crisi sistemica che coinvolge tutto il mondo e tutti i comparti, il mercato immobiliare, a mio parere, a parere di molti, è ancora l'ancora di salvezza in cui allocare i risparmi dei cittadini per poi fra 5-10 anni ritrovarsi ancora un patrimonio. Un altro dato che vediamo preoccupante, ovviamente siamo in scia, le 8 principali città in Italia registrano un meno 24% di transazioni, quindi veramente un mercato inchiodato, fermo, che non muove nulla. Però io volevo sentire appunto da Luca Dondi, perché Nomismadi ci fa sapere che in effetti c'è oltre 1 milione di famiglie che invece vorrebbe acquistare una casa, però non ha i mezzi, cioè non si trova la banca dalla sua parte, non si trova gli aiuti che vorrebbe. È così?
Sì, è così. Noi, al di là del peggioramento della situazione economica complessiva del paese e inevitabilmente delle famiglie, come si ricordava, l'erosione della capacità di risparmio, continuiamo a rilevare un interesse per quanto riguarda l'acquisto immobiliare piuttosto elevato e circa 2,5 volte rispetto a quelle che saranno le transazioni di quest'anno. Circa 1 milione, 1 milione e 200 mila famiglie sono comunque intenzionate ad acquistare un'abitazione nell'anno successivo, probabilmente, anzi senz'altro non lo faranno, semplicemente perché l'80% di queste famiglie dichiara di essere dipendente da mutuo, per cui per le difficoltà che ricordava Peppetti in precedenza, le banche sono diventate particolarmente selettive nella concessione di credito alle famiglie per l'acquisto immobiliare e nei confronti dell'immobiliare in genere, per cui questa è domanda virtuale, non domanda potenziale. Ecco, per coinvolgere e andare appunto alle banche c'è un nodo cruciale, secondo me, nel senso che, allora, l'Unione Europea ha dato degli aiuti alle banche, siamo tutti d'accordo, no? E ci si aspettava su questo che, sì, vedo Peppetto che già si asciuga la fronte, no, sto scherzando, no? Le spiego. Questo, sì, gli italiani si aspettavano che si traducesse in una liquidità, una possibile liquidità e quindi uno spargimento sull'economia reale, quella di tutti i giorni. Non è stato proprio così però, perché in effetti le banche non è che danno questi mutui con grande semplicità, oppure vogliono tutelarsi al 1000 per 1000 per 1000. Perché? Ma guardi, quella della liquidità della Banca Centrale Europea è un tema che abbiamo affrontato moltissime volte. Non può essere utilizzata, essendo una liquidità breve, cioè una prima tranche era stata addirittura già restituita, un'altra tranche è in fase di restituzione, ovviamente non può essere utilizzata per fare finanziamenti a lungo termine. Se le banche italiane utilizzassero quella liquidità breve per fare finanziamenti a lungo termine, rischierebbero di saltare. Per fare un esempio, la Northern Rock in UK è saltata per questo motivo, cosa che non vogliamo fare. Per finanziare mutui che sono appunto finanziamenti a lungo termine abbiamo necessità di funding, cioè di raccolta a lungo termine. Vede, accusare le banche di non voler erogare finanziamenti è come dire a un fornaio che non vuole vendere il pane. No, certo, non è assolutamente questo. Il tema è individuare le cause, capire le cause e trovare quindi le soluzioni. Le soluzioni a nostro avviso sono sicuramente necessità di una tranquillità sul mercato internazionale, quindi significa maggiore credibilità del nostro paese, maggiore certezza magari nel nostro futuro politico, che possono consentire di dare maggiore sicurezza all'investitore internazionale e quindi considerare nuovamente, perché lo è, un paese come un paese che comunque è importante da un punto di vista industriale ed economico, e quindi consentire di nuovo di avere fiducia, che potrebbe determinare un minor costo nell'investimento delle banche, quindi una riduzione della raccolta. In secondo luogo, cercare di comprendere che peggiorare la regolamentazione sui mutui o peggiorare la regolamentazione delle banche non fa che rendere un maggiore ostacolo all'erogazione del finanziamento. A noi piacerebbe avere l'ordinamento nazionale di qualsiasi altro paese europeo, qualsiasi, prendetelo qualunque, a caso, lei dice. Qualunque, purché non ci siano ostacoli che sono stati messi più per motivi, devo dire, mediatici rispetto ad un tema tecnico, economico importante, che in un contesto come quello attuato, in cui abbiamo già difficoltà ad ottenere raccolta, finisco per ostacolare ulteriormente l'erogazione dei finanziamenti. Quindi Peppetti, ecco, mi scusi Longo, arrivo subito da lei, è chiaro che le famiglie vorrebbero essere un pochino più agevolate, è anche evidente dalla sua risposta che lei dice noi come banche ci stiamo impegnando a fare questo, però abbiamo bisogno anche di una credibilità che va oltre, no? Quindi è questo che lei stava dicendo. Credibilità del paese, del peraltro, paese, del certo, paese. Del paese. Peraltro non vogliamo nemmeno erogare all'americana, come si suol dire, cioè finanziamenti a famiglie che poi non avrebbero la possibilità di poter rimborsare il proprio mutuo. Questo è stato fatto negli Stati Uniti e ha portato alla crisi subprime che stiamo pagando ancora oggi. Come no? Giusto invece il ricordo che ha fatto Antonio Longo sulle iniziative che abbiamo invece attuato con l'Associazione dei Consumatori, sono iniziative molto importanti che addirittura sono state copiate, quando abbiamo avviate noi nel 2009 nessun paese lo aveva fatto, adesso sono stati copiati soprattutto in paesi che hanno forti difficoltà come per esempio la Spagna o la Grecia. O la Grecia, sì. Prevede la possibilità per i mutuatari che hanno avuto una difficoltà nel far fronte ai propri mutui, perché hanno perso il posto di lavoro, perché sono entrati in cassa integrazione, perché hanno avuto appunto un lutto che ha determinato la difficoltà
a far fronte al pagamento delle rate, di poter sospendere per un anno le rate del mutuo. Si tratta di un aiuto, ovviamente, che consente di dare un po' di respiro alle famiglie. E correggo Antonio per dirgli che sono 75.000 le famiglie. Siamo arrivati a 75.000 le famiglie con un controvalore di circa 9 miliardi di euro di mutui sospesi. È una cifra veramente importante. Però è un bel aiuto questo, hanno dato. Assolutamente, però noi ci aspettiamo dalle banche ancora uno sforzo maggiore, perché negli anni passati, diciamo fino a 5-6 anni fa, le banche italiane hanno lucrato in maniera sostanziosa. Sono fortunatamente stabili e questo torna a vantaggio di tutti. C'era una proposta importante che era stata fatta proprio in occasione del decreto sviluppo, cioè quella di coinvolgere la Cassa Depositi e Prestiti, che raccoglie il risparmio postale e lo utilizza per le infrastrutture. La Cassa Depositi e Prestiti avrebbe potuto in qualche modo aiutare sia le banche, offrendo loro una parte degli interessi a cui hanno diritto, sia le famiglie abbassando il costo dei mutui, e quindi lanciare un grande piano casa, 500.000, 1 milione di case che non devono essere costruite. Attenzione, le case ci sono già, ci sono o vanno ristrutturate. Ecco, questa grande operazione finanziaria, ma anche vera, strutturale, avrebbe dato lavoro alle imprese, avrebbe aiutato le famiglie ad acquistare casa, avrebbe aiutato le banche a erogare i mutui. Incomprensibilmente questi emendamenti non sono stati approvati nel decreto sviluppo. Ci aspettiamo che ci sia una svolta del genere, insomma un vero piano Marshall per la casa degli italiani, di quel 20% che attualmente non ha la casa e non ha la possibilità di comprarla. Ripeto, l'altra cosa importante è permettere la detrazione dell'affitto dalla dichiarazione dei redditi. Questo è un pallino sul quale forse come associazioni consumatori dobbiamo impegnarci di più, ma a questo punto anche alleandoci sia con gli intermediari e i proprietari, sia con le banche. Con le banche, perché in effetti gli italiani questo un po' se lo aspettano, poter detrarre, che è importante l'affitto, come diceva lei. Farebbe prima emergere ci pure sono gli affitti in nero. E tra l'altro, dicendo, contro l'evasione fiscale, alla lotta all'evasione fiscale questo potrebbe andare, no? Dondi, è d'accordo lei su questo, immagino, su questa iniziativa che potrebbe essere molto importante per gli italiani? Sì, sono senz'altro d'accordo. Il mercato dell'allocazione è un mercato che va ripensato, anche perché è un mercato piccolo che ha visto dei cambiamenti di normativa che non l'hanno agevolato. Penso all'introduzione della cedolare senza una discriminazione adeguata per il canale concordato, che andava sicuramente favorito e non penalizzato come è stato. E tornando al tema generale, io credo che il settore si sia fortemente finanziarizzato, e di questa finanziarizzazione abbiamo riflessi sui prezzi. Nel momento in cui è cambiato l'atteggiamento finanziario, per le ragioni che sono state citate, non c'è la possibilità in questo momento di accedere al mercato della casa, proprio perché i prezzi sono rimasti ancorati a una condizione di finanziarizzazione diversa dall'attuale. Per quanto riguarda le moratorie sono d'accordo, sono un elemento di salvaguardia importantissimo. Non dimentichiamo però che quando finisce la moratoria un terzo delle famiglie non ritorna a pagare le rate del mutuo, per cui si crea un problema di liquidità del mercato, e le banche devono pensare anche a questo. Sicuramente a salvaguardare famiglie e i propri bilanci, ma pensare in prospettiva al fatto che è un mercato piccolo, è un mercato che non può essere... non può assorbire le quantità che le banche si trovano oggi a dover gestire, perché sono garanzie reali a fronte di mutuatari insolventi. Peppetti, voleva aggiungere qualcosa? Ho visto che voleva dire qualcosa. No, noi abbiamo ovviamente sempre dei tavoli aperti con le associazioni dei consumatori e stiamo poi affrontando il tema della post moratoria. Devo dire che ci sono anche delle iniziative a livello governativo, a livello legislativo, che porteranno poi al sostegno dei mutuatari una volta che terminerà questa, che è un'autoregolamentazione, ricordiamo, è un'iniziativa di imprese private, di associazioni consumatori. Insomma, ci aspettiamo che anche il governo metta mano a questa iniziativa a sostegno dei mutuatari e vi aiuti. Esatto. Allora, facciamoci due risate, così anche per stemperare un po' il clima che sicuramente tocca a tutti gli italiani, perché andiamo a vederci un piccolo pezzo di film che già vedo. Esatto, con Benigni, vediamolo insieme. Forse c'è un equivoco, giovanotto. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Bertone! Ma lei! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va contrario al suo nome, dottore Dio Teiuti! Lei si contraddice!
certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni. Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni. Certo. Certo. Ah sì, eh? Certo. Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni. 200. Tenga, 300 milioni. Qui. Tenga, non li voglio neanche, me ne resta 700. Grazie tante. Non li voglio. Li mette in tasca. Non li voglio. Li mette in tasca. Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Eh? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, bene, di quello che c'ho bisogno. Da quando ti aiuti? Lei non mi presta 100, lei va contro il suo nome. Lei si contraddice. Direttore! Ma dove siamo arrivati? Vabbè, ci ha strappato un sorriso Roberto Benigni, però in effetti mi viene da pensare che è un po' il pensiero un po' di tutti gli italiani, no? Perché dicono, ma allora se io vado in banca a chiedere un prestito è perché ho bisogno di soldi. Quindi giustamente lui dice, se io ho già un miliardo ovviamente non vengo a chiedere 100.000 euro, no? Allora, come si può arrivare? Ma, no, l'abbiamo detto, poi lascio ovviamente la parola ai miei colleghi, ma... Abbiamo detto che in realtà quello che è importante è individuare la capacità poi a rimborsare il mutuo, perché altrimenti rischiamo di erogare un finanziamento a un soggetto che non riesce a rimborsarlo, creandogli tra l'altro un problema che è ancora più superiore nel non avergli dato il mutuo, perché se non riesce a pagarlo poi siamo costretti a procedere con l'escussione dell'immobile, viene segnalato come cattivo pagatore, avrà difficoltà a rientrare nel circuito finanziario, creiamo un problema di natura istituzionale, come è stato istituzionale di mercato economico e finanziario, come è avvenuto negli Stati Uniti, le cui cause adesso paghiamo anche noi nel mercato europeo. Quindi è un modo di tutelarsi, siamo in chiusura. Bisogna anche dire una cosa, che dobbiamo capire che anche le giovani coppie sempre più in futuro dovranno rivolgersi come approccio al pianeta casa, diciamo, alla locazione. Per questo è molto importante rivedere le leggi sulle locazioni, che in Italia sono obsolete e che danneggiano molte volte, come abbiamo visto, gli inquilini, ma anche i piccoli proprietari. Questo è un appello molto forte che noi facciamo sempre, un tavolo di lavoro per rivedere le locazioni nel suo complesso e per lasciare entrare veramente i giovani all'interno di questo mondo. Chiuderei con questo, perché mi sembra l'atteggiamento più giusto, se non sbaglio, ovvero di collaborazione per far veramente ripartire, decollare questo mercato immobiliare di cui abbiamo tanto bisogno. Vado a ringraziare da Bologna Luca Dondi dall'orologio Nomisma, grazie di essere stato a TG2 insieme. Ringrazio davvero tanto Angelo Peppetti, Abi, ancora Paolo Righi e Antonio Longo. Speriamo di avervi qui presto, magari con dei dati diversi.